Oh, sto morendo. E benvenuti e bentornati a tutti ragazzi e ragazze bestie di YouTube Italia. Oggi siamo qui con un nuovo video in cui faremo un altro progetto. Spero non si sente il ventilatore, davvero io lo spero perché io ho bisogno di questo ventilatore, che se no A, io muoio, B, la mia PlayStation PEM parte, proprio PEM scoppia. Perché è davvero molto calda e io ne ho bisogno del ventilatore. Scusate se magari si sente un po' il rumore, io magari provo a spostarmi un po', così ecco, non si dovrebbe sentire quasi niente. Comunque, oggi siamo qui nella zona del deserto e proviamo a fare una cosa un po' particolare, ovvero una torre, ma non una torre semplice. Voglio provarla a fare leggermente pendente, se è quello che ho intenzione di fare. Beh, sì, è quello che ho intenzione di fare, a dire il vero. Il problema è che io inizio già mettendo della sandstone sulla sabbia. Non penso. Cioè, e vedete anche voi con i vostri occhi che non è esattamente la cosa più augurabile di tutte, ecco. Se però io, se tutto tiro giù questo blocco, ma poi magari faccio un po' di... Qui ce l'ho già del legno così, perfetto. Quello che volevo. Proviamo a tirare giù un po' di questi blocchi, vedere cosa, come sta se io faccio così. Per cosa mi sono ispirato a questa struttura? Perché è proprio di legno e di sandstone. Allora, ovviamente sandstone perché siamo nel deserto, quindi ci sta. Legno perché comunque è un tipico modo di costruire che si utilizza magari nel Sahara e in questi generi di posti qua, in cui appunto si utilizza, però mi serve una crafting. C'ho ancora le enderrod, mi sono dimenticato di toglierle dopo che le ho usate per la spiaggia, ma vabbè, non è un problema ovviamente. Perché appunto il legno, per il semplice fatto che appunto nel deserto si costruisce così, una volta si costruiva così, quindi il legno su questa sabbia all'interno di questa sabbia compattata, che rende appunto queste case abbastanza anche solide. Allora, non so come farò a riportarlo anche sugli altri lati, visto che come potete vedere non sono abbastanza lunghi. Però secondo me ci sta magari un disegno geometrico di questa struttura, magari accorciandolo anche un po', magari posso accorciarlo solo di uno per volta, di due addirittura, così finisce anche molto molto prima. Magari questo disegno geometrico, un po' molto particolare, che è un po' particolare, è molto particolare, che magari riveste anche tutta l'isola, quindi continuare poi questo disegno anche su tutto il resto dell'isola, quindi fare una cosa continua, che poi si diversifica anche, quindi non solo questa specie di albero di Natale che c'è da qua, ma anche qualcosa di diverso, per dare un po' di mistero. Tipo, se tutti qua c'è gelata, me ne faccio un mezzo stack perché la userò un mucchio, perché è un modo ottimo, anzi, se non il migliore modo per cambiare texture. Il bello della... Scusate per lo zombie che si sente sotto, ma purtroppo è così. Il bello della sandstone è appunto di avere tre texture diverse, senza contare gli slab, che possono variare quando vogliamo. Adesso io pensavo di fare una roba del genere in questo punto. Così, quindi fare così per un pezzo. Tipo, anzi, tutto bisogna decidere quanto farli ampi sti piani, quindi ogni quanto mettere il gradino per scostare la struttura verso il lato. Devo ancora decidere sta cifra, ma penso... non voglio farla troppo inclinata. Magari farla inclinata solo di qualche blocchetto, ecco. Magari 3, 4 blocchi. Già 4 blocchi mi sembra già una struttura che pende troppo. Però, possiamo farla a 3 blocchi. Mi sembra una misura ideale, ecco. Ok, siamo ad altezza 6 blocchi, se non sbaglio, perché sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocchi. E a questa altezza si potrebbe effettivamente spostare la struttura. Magari, pensiamo di spostarla da quella parte. Solo che usare, tra l'altro mi serve dell'altro legno, quindi faccio che scendere direttamente ora. Solo che fare la struttura, perché comunque vedete che non è malaccio così. Potrebbe essere bellina. Magari se la si rifinisce un attimo meglio, però potrebbe essere bellina. Il problema è che fare la struttura che va direttamente con questo legno non mi pare la cosa bellissima. Quasi quasi pensavo davvero di farla con la cobblestone. Magari non con la cobblestone, ma facciamo così. No, ho sbagliato. Perfetto! Yuhu! Così, con questi. Perché? Perché me ne servono di più, ovviamente. Perché questi? Perché secondo me potrebbe essere una valida alternativa ad altri blocchi. Anche per spezzare un po'. Avere appunto questo contrasto tra la parte in cui sale, in cui è dritta, e la parte appunto in cui si sposta.
A questo punto ci ritroveremo quindi con una cosa del genere, nel caso spostassimo la struttura verso di là, e penso possa essere la scelta migliore. Quindi si sposta da quella parte, quindi avremo una cosa di questo genere. Qui all'interno non si vedranno, quindi mettiamo questo qua per ora di riempitivo, poi lo cambieremo, ma è anche per me una comodità per camminare. Poi qua magari qua sotto i gradini direi di metterli di questo legno, magari al massimo alternarli con degli Dark Oak, ma devo ancora vedere. Allora ragazzi, ho studiato questa soluzione io, quindi ho messo semplicemente qui non si noterà, comunque si noterà da lontano, perché essendo inclinato non si vede. Ho studiato questa soluzione, si noterà solo da lontano. Anzitutto mettiamo giù qualcuno di questo blocco. Cerchiamo di alternare per ora, attenerci a quello che abbiamo fatto di sotto. Quindi qua così se non sbaglio. Sì, e poi qua anche così. Qua così e così. Quindi atteniamoci a quello che per ora abbiamo di sotto. Peraltro, tanto che siamo qui che costruiamo, proviamo a costruire questa parte qua. Perfetto, già finito i blocchi. Parliamo un attimo di una bomba. La seconda, quella che è stata la seconda bomba che hanno tirato alle 3, parlando di Minecraft. E cosa hanno detto? Hanno detto due cose importanti, secondo me. La prima sono le shaders native, anzitutto sul computer, ma questa è quella un po' meno influente. La seconda sarà la possibilità di avere cross platform su console quali PC, Xbox One o Xboxone per gli amici, e infine Switch, oltre che tablet o telefono che dir si voglia. Qual è la grande esclusa di questa lista? L'avete sicuramente notato. Siamo noi, i soliti bastardi. Siamo noi, esatto. Siamo noi di Sony che siamo stati esclusi, a detta della Sony, per proteggere i bambini. Ma io onestamente non capisco quale sia il problema. Ecco, è vero, sui server si fa tanta rimenta talvolta. Però non è che puoi escludere un'intera fascia di giocatori che comunque se lo merita per questo. Pensavo magari così. Iniziamo a usare questi blocchi. Poi pensavo di mettere questo. Tirare su una colonna così. Che è un po' bruttina. Quindi facciamo che qua poi ci va spazio vuoto, lasciamo diretto. Facciamo lo spazio vuoto qua. Quindi mettiamoci una faccia di creeper. Ciao, diamoci la faccia di creeper qui. E qua di nuovo saliamo così. Quindi ho fatto 1, 2 e 3 blocchi di legno. In realtà solo 2. Perfetto, è già partito il primo troll. Come vedete qua ho messo dei gradini in questa posizione. Qua sopra gliene metterò subito. Vaffanculo. Dio bastardo. Adesso salire su ci mette una vita. Pure notte. Vaffanculo. 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 Quello che stavamo facendo era questo, mettere un gradino in questa. E non lo so. La vita non so perché mi fa queste cattiverie. Comunque, mettiamo un gradino in questa posizione. Qua per concludere questo pezzo non sapevo come fare, ma pensavo di andare avanti così, così e di nuovo così. Ok, ho messo gli slabili e adesso sto mettendo i slab qui. Anche qui ovviamente metterò il legno di Dark Oak in questa posizione, che da dentro non è bellissima effettivamente, stato devo ammetterlo. Magari sostituire questo legno con dei gradini potrebbe aiutarmi senz'altro. Perché vedete, da dentro la torre risulta così, quindi sicuramente lì ci metterò dei gradini perché così è, come dire, inguardabile. Non come me che sono bellissimo. Comunque, tornando a questo punto qua, eravamo arrivati così, quindi abbiamo una torre che si gira ancora un po' verso di là. E va, dai, che non è così schifoso. Adesso sto pezzo qua pensavo di sfondarlo, perché fa davvero caghè, vada tanto caghè, e modificarlo come ho fatto sopra. È una cosa un po' particolare, bisogna vedere un po' in maniera, con un occhio critico ovviamente, perché ci vuole sempre. Però è una cosa un po' particolare che, pendente in questa maniera, può piacere come può non piacere.
fatto che però ci sia nostra divisione qua mi dà un attimo di problemi a fare la punta della torre, che potrebbe essere una roba del genere. Potrebbe essere una roba del genere la punta della torre. Comunque, parlando sempre di questo punto cross-gen, ovviamente chi gioca su console sarà estremamente svantaggiato nel PvP, non mi sembra manco ci sia il caso di dirlo, però comunque avrà la possibilità di giocare con chi ha computer. Io ovviamente non dico che sarà la stessa cosa, perché finché non ci saranno disponibili tastiere e mouse, cosa che comunque, se non mi sbaglio, è possibile avere appunto tastierino e mouse, o comunque erano in sviluppo da quel che ne so io, per console PlayStation, appunto tastierino e mouse, finché uno non ha quelli non può giocare a PvP ai livelli di magari chi ha tastiere e mouse, chi gioca dal computer. Non potrà magari avere le mod, anche se col fatto che comunque implementeranno alcune mod, alcune shaders più che altro, shaders e textures, appunto le implementeranno nel gioco base, automaticamente in teoria dovrebbero implementarle anche su console, quindi avrà anche le sue shaders finalmente la console, perché la console c'ha le texture native ma non c'ha le shaders native, e questo è un po' una, non dico un problema, ma è diciamo una limitazione, un bel calcio in culo. Comunque la torre è fatta, a me piace così il fatto che di averla tagliata in questa maniera, quindi è perfettamente speculare, pure il fatto che lì finisce è speculare, ovviamente da qua sotto si vede il soffitto, ma non è un problema. Non è così malaccio la torre vista da qua, dove ovviamente mettere ancora questo, non questo blocco ma quell'altro. Peraltro siamo saliti di iscritti finalmente dopo una vita che non salivamo più. Abbiamo fatto qualche scritto, siamo arrivati a 26, che è comunque una cifra esigua, ma io mi accontento ovviamente, in questo periodo mi accontento. E niente, abbiamo qui la nostra costruzione. Devo solo più dividerla in piani, e abbiamo fatto la scala, pensavo di sbattermene stavolta, visto che comunque è una struttura particolare, farla decentrata, quindi fare la scala centrata qua, con il pilone della scala che scende da questa parte, e sbattermene il cazzo. Adesso metto la scala che va messa in questa maniera. Ok, arriviamo qua. Non so nemmeno se metterla su, se continuarla anche sul tetto. Cioè onestamente io la lascerei anche in questa maniera. È vero, qua c'è 1,5 di salto, quindi non ci si può buttare giù, ma non è un problema. Qua chiudiamo con questo blocco. Qua mi rimane un po' bassa, ma me ne sbatto le balle. Se vi è piaciuta, e spero vi sia piaciuta, vi ricordo di lasciare like, commentare, condividere con tutti i vostri amici, perché sì, tutti devono vedere questa torre del deserto un po' particolare, perché è particolare effettivamente, vicino alle nostre isole, le vostre belle isole. Bisogna divulgare il fatto che appunto noi siamo i grandi esclusi dalla cross-gen. E niente, ci si vede a un prossimo video, gentaglia.